Primo test stagionale per la Lux Pallacanestro Chieti, è finita 81 a 69 nel scrimmage contro Fabriano, punteggio riazzerato dopo ogni quarto. Le prime sensazioni con il presidente Gabriele Marchesani. Presidente. Ma è stata una partita, un buon banco di prova, è la squadra che ci si aspettava a inizio stagione, costruita secondo le idee di coach Maffezzoli. Abbiamo visto una squadra giovane che corre molto contro una compagine importante di pari categoria, abbiamo dimostrato insomma di esserci, e voglio anche sottolineare il fatto che ci mancava il nostro pezzo pregiato che è Cameron Jackson. Proprio quello che stavo dicendo, squadra senza il suo lungo titolare Cameron Jackson, che abbiamo visto in panchina con un po' di ghiaccio alla caviglia. Cosa è successo? Ma un affaticamento, niente di che, quindi per precauzionalmente è stato messo a riposo, poi sabato sicuramente lo vedremo nella prossima amichevole contro Molfetta. Presidente, emozionante quanto risentire un po' gli applausi del pubblico? Insomma, ci mancavano? Ma oggi devo dirti che non mi aspettavo una presenza così, tra virgolette, importante, perché erano oltre 200 persone, un'amichevole, una prima amichevole, quindi vuol dire che a Chieti comunque c'è fame di basket, di pallacanestro. Voglio ricordare a tutti che oggi siamo tra le realtà sportive più importanti d'Abruzzo in assoluto, e soprattutto la più importante d'Abruzzo nella pallacanestro. L'ultima presidenza. Ah, prego. E quindi oggi appunto il pubblico di Chieti, i nostri tifosi, hanno dimostrato, ecco, di esserci e di stare vicini insomma a questa società e soprattutto a questa squadra. L'ultima presidente, al di là di quelli che saranno i titolari, quindi di quello che sarà il quintetto, la partita di oggi a me ha sorpreso molto la qualità e l'efficienza dei cosiddetti giovanissimi. Assolutamente, non voglio fare nomi perché sono stati veramente tutti e 10 molto molto bravi, ma ormai a me non mi sorprende più, ecco, la qualità del gioco, perché voglio dire anche con un attimino di, ma anche con orgoglio, che la qualità del gioco di Maffezzoli si vede e si sente.